FRIDA, il forum della ricerca dell'Università di Torino, presenta Verso una matematica accessibile e inclusiva. X uguale linea di frazione B più o meno radice quadrata di B alla seconda meno 4ac fratto 2a. Sara sta accedendo a un testo contenente formule mediante le tecnologie assistive. Radice quadrata di 36. Queste tecnologie assistive funzionano molto bene in presenza di solo testo, mentre in presenza di formule, grafici e tabelle non tanto. Questo è esattamente il focus della nostra ricerca e abbiamo affrontato la questione utilizzando un prodotto che è il prodotto massimamente diffuso in ambiente scientifico per produrre testi, si chiama LaTeX, ma il nostro contributo è consistito nel fatto che con l'aggiunta di una sola riga di codice il PDF ottenuto da LaTeX è, e non era prima, totalmente accessibile da parte di persone con disabilità visiva. Nelle scuole superiori per studiare utilizzavo Lambda, che è un programma per scrivere la matematica, che però ha alcune limitazioni e la principale è il fatto di essere diffuso soltanto nella comunità piuttosto ristretta dei disabili visivi. Scoprire invece il LaTeX per me è stata una rivoluzione perché mi ha permesso di svolgere in maniera molto più efficiente alcuni esami di giurisprudenza che sarebbero stati invece un ostacolo, come quello di economia politica. Il nostro progetto va avanti da 5 anni e coinvolge un team di circa 15 persone, non solo dell'Università di Torino, in particolar modo dell'Ufficio Disabili dell'Università, ma anche del Politecnico di Torino, dell'Università di Milano e di Catania. Da circa 3 anni, cioè da quando ci siamo convinti che il metodo principale per rendere la matematica più accessibile possibile è quello di diffondere la cultura del LaTeX, noi portiamo questo progetto anche all'interno delle scuole tramite corsi di formazione rivolti ai docenti, in modo da fornire a questi e quindi per riflesso ai loro studenti, che non necessariamente sono persone con disabilità visiva, degli importanti strumenti per diffondere una tecnologia che sarà utile a tutti gli studenti per il prosieguo della carriera futura. La necessità di consentire l'accesso a testi scientifici a persone con disabilità visiva, da un lato, ha motivato la nostra ricerca anche in settori di matematica pura. Ovviamente questi risultati ottenuti si sono poi trasferiti nel miglioramento di queste tecnologie assistive, in particolare relative a testi scientifici. Tutte queste attività rientrano in un progetto che è stato avviato già nel 2012, si chiama Per una matematica accessibile e inclusiva. Relativamente alle tecnologie assistive abbiamo a disposizione delle stampanti in rilievo e in particolare, soprattutto rispetto alle scuole dove le risorse sono limitate, suggeriamo l'utilizzo di un oggetto analogico che si chiama il fornetto. Queste tecnologie e le nostre attività sono inserite in un costituendo laboratorio per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie assistive per le STEM dedicate a un nostro collaboratore deceduto nel 2012, Sergio Polin. Questo laboratorio sarà inaugurato ufficialmente dal magnifico rettore dell'Università di Torino nel prossimo novembre. A questo progetto lavorano 15 persone, tra gli altri ci sono diversi volontari e fra questi volontari ci sono 7 persone con disabilità visiva che rappresentano un contributo importantissimo per il progetto perché grazie a loro possiamo sapere se le nostre ricerche sono davvero efficaci. Le attività del laboratorio sono possibili grazie a il magnifico rettore dell'Università di Torino, professor Gianmaria Aiani, la professoressa Marisa Pavone, delegata del rettore alla disabilità, il Dipartimento di Matematica Giuseppe Peano, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Specchio dei Tempi, l'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, la Fondazione Università Popolare di Torino, il Leo Club di Biella e Torino, la Società Reale Mutua Assicurazioni. Il video è stato realizzato da FRIDA, il forum della ricerca dell'Università di Torino.